Allora, che cosa ti ha spinto a scrivere un nuovo libro e soprattutto a scegliere questo argomento? Il fatto, la considerazione che le minacce continuano a essere notevoli e non se ne parla di quelle vere, si parla viceversa di quelle finte. Io ho scritto 40 anni fa questo libro, Il Medioevo Prossimo Futuro, che parlava dei grandi rischi dovuti alla proliferazione della complessità con sistemi tecnologici di trasporto, energia, comunicazioni, elaborazione sempre più complessi. Se a un certo momento la complessità è tale che impedisce il funzionamento, siamo rovinati perché le grandi città, le grandi megalopoli rimangono in vita soltanto perché esiste la tecnologia moderna, se no non potrebbero esistere città di decine di milioni di abitanti. E questo rischio ancora esiste. Nel frattempo sono venuti fuori rischi ben più complicati ancora, dei quali purtroppo non si parla. Medioevo in un certo senso già esiste. A scuola ci insegnano che il Medioevo, quello vero, quello antico, è cominciato nel 476 d.C. Secondo alcuni di noi è cominciato nel 212 prima di Cristo, quando i romani hanno ammazzato Archimede. Gli americani non hanno ammazzato Werner von Braun, sono solo portati in America, e viceversa, i romani non ci hanno capito, il Medioevo è cominciato allora in un certo senso. Il Medioevo nostro quando è cominciato? Secondo alcuni nel 1938, quando Fermi ha lasciato l'Italia con le orrende leggi razziali, e da allora sono andate molto bene alcune cose, però in generale abbiamo un degrado culturale continuo, strisciante, che ci sta rovinando, non soltanto l'Italia ma poi tutto il mondo.